3, 2. Si è staccata la spina? Signori, cominciamo, faccio una rapida prolusione. Mi chiamo Umberto Bianchi, scrivo, giornalista, lavoro, mi occupo di tante cose e stasera avrei voluto fare un tipo di intervento, invece ne farò un altro, proprio in base a quello che è stato detto poc'anzi. Un intervento a coronamento da quello che i nostri due amici hanno detto finora, è stato molto interessante, ma volevo fare una specie di riassunto, stretta finale con una mia conclusione. Allora, sia che noi di Cristo ne vogliamo parlare come un personaggio reale, sia che Cristo sia stato un essere non zelota, sia che Cristo non sia esistito, sia stato solo un archetipo, un junghiano archetipo informativo, perché ci sono anche il discorso del figlio di Dio, anche del bambino che nasce nella grotta, un discorso comune anche alle civiltà politeiste precedenti, alla Grecia antica, vedete la grotta di Zeus sul monte Tirceo a Creta, la grotta di Zeus a Naxos e compagnia bella, potremmo parlare di 100.000 possiamo mettere, scusate, 100.000 miti archetipi, sia che sia stato un personaggio reale, figlio di una famiglia nobile ebraica, nipote di qualcuno, questo non ha però alcuna importanza su un'altra conclusione. Il cristianesimo è il risultato della sintesi tra due correnti di pensiero, ellenismo, ebraismo e anche in parte religione ebraica. Pertanto è il figlio diretto di un filum che nasce migliaia di anni prima o qualche secolo prima con il monoteismo ebraico, che da monoteismo nazionalista, piccolo dio del fuoco, Jehovah o Yahweh, diventa, a contatto con la civiltà iranica, una religione universalista. Il monoteismo cristiano, così come si realizza con quale incarnazione dell'ebraismo, è, e questo è importantissimo dirla, la causa, il monoteismo primaria della nostra attuale fase di globalizzazione. Perché che cosa accade? L'imperatore romano Caracalla ci parla di un unico Dio in cielo e di un unico monarca in terra, cioè un modello unico spirituale, un modello unico politico, un modello unico socio-economico politico, la globalizzazione. Scusate signori, gli Stati Uniti d'America sotto quale modello si muovono? Se non quello del monoteismo biblico di Calvino che dice homo sine pecunia mago mortis est, e si rifanno alla Bibbia. Il protestantesimo che cos'è quando quella chiesa cattolica si stava sfarinando sotto le spinte dell'umanesimo, un ritorno all'esoterismo, al politeismo che era stato, al neoplatonismo che era stato per secoli lasciato perdere, perché il medioevo è gnosi, è solo gnosi da una parte e universalismo romano dall'altra. Invece con il Rinascimento c'è il ritorno al neoplatonismo, alla riscoperta del politeismo sotto traccia. La Chiesa si stava sfarinando, c'era un Papa Borgia che guardava con simpatia all'ermetismo e a Pico della Miranda, ti arriva Lutero invece che dice no, bisogna tornare alle radici bibliche. E spalanca la strada alla modernità che stava avvenendo, ma comunque lui è uno spalancatore. Quindi il cristianesimo, amici cari, al di là della figura di Cristo, che può essere stata o non può essere stata imparentata o meno, c'è un altro discorso da fare. Come inquadrare il monoteismo per una persona in buona fede? Allora io vorrei tornare un momento indietro. C'è un filosofo, e sarò molto rapido, che si chiama Karl Jaspers, che ci parla di età assiale dell'umanità, ovvero dall'800 a.C. fino al 200, noi assistiamo a quello che possiamo dire un risveglio in senso razionalista di tutta la civiltà umana, ovvero sia, in India noi passiamo dal Rig Veda, da quella che è la contemplazione divina che abbiamo nel Rig Veda, alla riflessione filosofica delle Upanishad e del Brahman Nirvana. Sempre in India abbiamo il buddismo, sempre in India abbiamo Mahavira col jainismo, in Grecia, noi in Europa abbiamo in Grecia i filosofi, abbiamo Parmenide col concetto di essere, in Cina abbiamo Lu Tzu, Lao Tse, con il Tao. Cosa accade? L'uomo sembra a fare un salto, secondo il nostro amico Jaspers, di qualità, cioè una riflessione razionale sull'assoluto. Cosa succedeva sino a quel momento? Non è che era una fase inferiore di città, questo è importante capire. L'uomo sino a quel momento, in una prospettiva esistenziale, ontologica, parmenidea, di essere, viveva in contatto con l'essere. La dimensione precedente all'età assiale dell'umanità era una dimensione mitica. L'uomo non aveva bisogno di intermediari fra lui e l'assoluto. L'uomo percepiva direttamente l'assoluto. Se voi vedete, prima c'era Rig Veda, c'era l'Odissea, prima gli uomini parlavano per mito, non esistono. Guardate bene nel politeismo.
Sì, ci sono i testi sacri, ma non esistono profeti. C'era la storia di Tagete tra gli Etruschi, ma è un'eccezione, di qualche Aedon narratore, ma non sono intermediari tra l'uomo e Dio, come succede con i profeti biblici, che il nostro amico Jasper annovera tra i grandi scopritori dell'Occidente, invece tra gli spalancatori della globalizzazione. Succede questo con Zarathustra in Persia, non Zoroastro, che è un intermediario tra l'uomo e Dio in qualche modo. Succede con Buddha, con Mahavira, e Cristo è il punto apicale. Infatti l'Occidente non ragiona nell'anno, lo tracciamo nel nostro calendario, dalla nascita di Cristo, prima e dopo Cristo. E questo è fondamentale capire, che prima di Cristo si pensava in un modo e dopo in un altro. Mi sovviene un testo che mi sono letto qualche anno fa, che è molto bello e interessante, è il crollo della mente bicamerale alla nascita della coscienza di Julian James. Che cosa ci dice questo? Questo ci dice che la schizofrenia non è una malattia. Assurdo stato di malattia in Europa e in Occidente negli ultimi secoli, ma l'uomo prima pensava con ambedue i lobi del cervello e con uno conversava col divino. Cioè praticamente cosa succede? Che noi, lo dobbiamo questo capire, abbiamo perduto un certo modo di pensare. Noi dall'illuminismo e da Cartesio in poi pensiamo, ma inconsciamente, questo non è un fatto razionale, bisognerebbe leggere Michel Foucault, che è sulla storia della cultura, sull'archeologia del sapere. Prima si ragionava per analogia, cioè circolarmente. Noi, a partire dall'illuminismo, ragioniamo per rette verticali e orizzontali, per griglie. Noi ragioniamo per un fatto che consegue un altro, prima si ragionava per circoli analogici. Prima l'uomo, con i due lobi del cervello che usava, comunicava con gli dèi, viveva in uno stato di schizofrenica comunicazione col divino che noi abbiamo perduto nei secoli. Tipo la pulsella. Appunto, ma ancora, ma sono fenomeni estremi quelli, oramai noi l'abbiamo perduto. Quando uno fa questi discorsi, dice, ma io penso come voi, no, noi pensiamo, anche se non ce ne accorgiamo, per griglie razionali. E questo pensiero noi l'abbiamo cominciato proprio a stabilire dal cristianesimo, che è stato il primo episodio, cioè l'episodio apicale di chi mette, noi abbiamo perduto il contatto con l'essere. Io voglio mettere un'altra cosa, quando qualcuno parla delle civiltà precedenti, la preistoria, le tribù, dice sono primitivi. Primitivi non è un'ottica evoluzionista, ma è un'ottica ontologica, esistenziale, non sono primitiva, perché rispetto a noi sono a contatto con l'essere, percepiscono l'essere come noi non lo percepiamo più. Allora, cosa è successo? Heidegger ci parla di perdita del senso dell'essere nel corso dei secoli, la globalizzazione ci sta distruggendo. Tornare a questo si può, molto difficile. Io dico invece che bisogna fare un'altra cosa. Uno può essere monoteista, può essere ebreo, può essere cattolico, può essere politeista, può essere quello che gli pare, però oggi, come oggi, noi dobbiamo capire che essendo il monoteismo, o quantomeno le sue deviazioni ideologiche, la causa dell'attuale stato di globalizzazione, di usura, di cui oggi poi parleranno gli altri intervenuti, l'importante è capire che oggi non c'è più destra, sinistra, centro, c'è o sei con la globalizzazione, con l'omologazione totale tecno-economica, che rappresenta l'avvento, la supremazia della tecnologia e dell'economia sullo spirito e sulla politica, sei con questo, o sei contro questo. Allora fare un passo indietro, io posso essere sì monoteista, posso essere sì cristiano, posso essere sì islamico, ebreo, quello che mi pare a me, ma posso anche fare un passo indietro, mantenere quella mia forma di religiosità come archetipo spirituale profondo, ma fare un ragionamento critico. Questo non vuol dire, perché se io dico a qualcuno di voi che è cattolico, rinuncia al cattolicesimo, quello dirà, tu sei pazzo, Bianchi, come ti permetti? Io non dico quello, bisogna avere un senso critico. L'ebraismo ufficiale oggi è una di quelle religioni che non ha senso critico. Di questo, già nel cattolicesimo, in ambito cattolico c'è molta critica, in ambito protestante pure. In ambito ebraico, se voi vedete bene, questa non è razzismo, è solo una critica che faccio, non esiste un senso ancora sviluppato, senso critico di quello che è successo. Detto questo, signori, vi ringrazio del... ho fatto una breve ringrazio, ho cercato... non voglio parlare, ma devo fare un piccolo appunto. Tu hai parlato di globalizzazione, sì. Ma perché l'ecumene cattolico non c'è, è la prima globalizzazione, l'ho detto io. Il gesuitismo del 1600 non è, ma che non scherzi, è una novità. Ma quello, guardi un attimo se sono inquadrato bene. Sì. Inquadrato? Sì, perfetto. Sì. Va bene, allora cercherò anche io di essere abbastanza. Devo fare breve.
Ah, inquadra, mandagli la... Scusate. Illuminalo. Vabbè. Cerchiamo il massimo. Conciso, cerchiamo di entrare nel tema che sarà anticipato da Alessandro e quindi cercherò di fare, diciamo, adombrare, così delineare in maniera molto particolare, personale, quello che ha anticipato Alessandro e che è la Vulgata che oramai domina il giro per la rete e quant'altro. Noi la pensiamo un po' diversamente da Auriti. Noi di Alba Mediterranea, perché Auriti è stato sicuramente un antesignano, un grande vate, uno che ha aperto una strada, che ha divulgato una cosa che era arcana per definizione, ha fatto capire delle cose, ha fatto percepire e mettere in evidenza qualcosa che era magico, partendo dalla magia degli zeloti, no? che vedevano un certo tipo di mondo, vedevano un certo tipo di Israele, di Palestina e quant'altro. Loro hanno mantenuto fede al loro giuramento zelota dell'epoca e oggi ce li ritroviamo qua, caucasici, che dominano il mondo. Che è successo? Andando avanti nelle ricerche, noi abbiamo scoperto delle cose stranissime, adesso vi dico che per la percezione normale di chi parla di signoraggio è anche un po' un abominio, insomma, no? Però la cosa va detta è così com'è, cruda. Cioè noi oggi in Italia, parliamo dell'Italia per non ampliare troppo il discorso, siamo governati da una ventina d'anni da due signori. Uno si chiama Angelo Cardarelli e l'altro si chiama Giulio Trevisan. E sono loro che comandano la politica italiana da 20 anni. Avete mai sentito nominare? No. Allora io sì. Chi? Da chi l'ha sentito? Da noi? Da me? Io lo conosco. L'abbiamo denunciati, la magistratura sta facendo un processo, c'è cioè un processo in corso a Vibo Valentia contro questa gente qui. L'avete sentito? Mai? Mai. Non lo sentirete mai. Allora, questo è il discorso. Questi signori, attraverso tutta una serie di scatole cinesi, piccole varianti e variazioni di frequenza nel corso dei decenni, per cui la gente normale, neanche i politologi, neanche gli storici si hanno accorto, neanche i giornalisti, non ne parliamo dei giornalisti. Quindi ci ritroviamo attraverso queste misere, minimaliste azioni di questi persecutori del genere umano, perché poi vi racconto cosa succede, che cosa hanno fatto? Hanno cambiato, stravolto le leggi che governavano il mondo politico, il mondo elettorale, il mondo economico, il mondo culturale, il mondo morale, eccetera, eccetera. Noi nel giro di una ventina, trentina d'anni, come ha detto anche anticipato lui, dal 44, poi 71, 81, 82, 91, eccetera, eccetera, ci ritroviamo oggi qui succubi. Non ci abbiamo praticamente quasi più nessun diritto. Vi dico solo che per esempio si sono vendute tutte le caserme italiane, la stragrande parte delle caserme, dei laghi, delle coste marine, dei grandi palazzi storici, i ministeri si sono venduti, i palazzi dei ministeri. Sì, avete mai sentito una cosa del genere voi? La zecca di Stato si è venduta. Canto la legislazione, Dio. Lasciamo, non entriamo troppo nel dettaglio. Allora, che è successo in particolare? Questi signori, che ho detto prima, appunto Angelo Cardarelli e Giulio Trevisan, che sono casualmente avvocati e fanno una marea di cose, praticamente la Borsa di Milano è loro, perché fra l'altro la Borsa di Milano non è manco più italiana, è della City di Londra, tanto per dirne un'altra, no? Tanto per spiegare come stanno davvero le cose. È stata venduta il termine azionario 4-5 anni fa, per cui hanno il controllo completo oramai al 100%. E allora, questi signori che fanno tutta una serie di azioni, una più sporca dell'altra ovviamente, no? Il massimo della corruzione, del crimine, eccetera, sta nelle borse e loro gestiscono il massimo della borsa italiana.
e sono fra l'altro anche mandatari di, ascoltate bene, 1991 banche straniere, non una, 1991. Attraverso queste 1991 banche, attraverso le varie matriosche, no? I vari inserimenti uno nell'altro, che cosa hanno fatto? Loro con queste 1900, con i mandati per diciamo, gestire in consiglio d'amministrazione le varie banche, controllano 7 banche, le maggiori 7 banche, che sono i soci di maggioranza della Banca d'Italia. Per cui con queste 1991 banche loro controllano il pacchetto di maggioranza, cioè 265 voti su 523. Allora voi mi dite, qualunque governo vada al governo, qualunque, anche con questa specie di pseudo legge elettorale che hanno fatto adesso, che è una cagata tremenda, da elefante proprio, una montagna di merda, no? Se mai fosse stato possibile rovinare, ancora peggiorare, quella legge del come si chiama? Italicum prima e poi Porcellum prima ancora. Noi il Mattarellum pure. Mattarellum pure è buono, lo raccomando. Allora, insomma, questi signori hanno messo in piedi questa menata delle elezioni, che è una vera e propria pantomima, e quindi che cosa fanno? Fanno finta di fare leggere un governo, poi lo fanno cadere quando vogliono, e poi nominano e non eleggono quelli che vogliono loro, e così via. Quindi possono distruggere quel po' di Stato sociale che ancora è rimasto, poco, molto poco, ma almeno una parvenza. Adesso fra qualche anno non ci sarà neanche più la parvenza dello Stato sociale. Già l'altro ieri io e Giorgio siamo andati a una conferenza al Ministero della Salute, dove c'erano 8 figli di puttana, coglioni uno più dell'altro, venduti, che non sapevano né leggere né scrivere, che hanno detto senza, non l'hanno detto, ma per chi aveva intenzioni e capacità per poter prospettare il futuro come noi, hanno detto chiaramente che i medicinali a breve saranno tutti a pagamento. Questo hanno detto. È vero Giorgio? Confermi o no? Certamente. Allora, noi ci troviamo... hanno dichiarato che gli italiani l'hanno fatto dichiarare al Censis... che gli italiani sono ben contenti di comprare. Di andare a comprare al banco! Andiamo al banco! Non a caso il banco! Non a caso il banco! Due giorni fa i prodotti farmaceutici delle farmacie che sono aperte di notte sono stati già raddoppiati. Già. Allora, tornando a noi, quindi che ci va? Se vai di notte paghi il doppio. Che ci va il signor Amato al governo, che ci va il signor Prodi, che ci va Ciampi, che ci va Berlusconi, che ci va Gentiloni, che ci va quello che ci rompe i coglioni e così via, comunque non cambia niente. Il progetto va avanti, il loro progetto va avanti, quello che è cominciato nel 67-68 d.C., quando c'è stata la diaspora. Dopo la caduta del Tempio, della distruzione del Tempio, giustamente i romani gli hanno fatto un culo tanto perché l'hanno ammazzato 500.000, qualcuno gli è scappato purtroppo, qualcuno gli è scappato, e quelli che sono scappati sono andati in Gazzaria, creando lo Stato dei Gazzari, che è diventato anche uno Stato importante per quasi 400-500 anni prima che arrivavano i Mongoli e l'hanno bastonati per bene pure lì. Oh, scusa un po' un attimo Orazio, prima che andiamo a fare altri discorsi, volevo fare una cosa sola. Questi due nomi che tu hai detto, questi? Due nomi iniziali che hai detto che comandano tutte queste porte, eccetera, diciamo, è farina del sacco, sono questi che comandano, oppure sopra loro ci sono... Ma certo! Loro sono solo i mandatari, l'ho detto prima! L'ho detto, ci sono i mandatari, che devo dire? La stessa cosa, vuoi dire? Entrando nel dettaglio, però sono due nomi che noi non troviamo, per cui non possiamo. No, se vai su internet e trovi. No, nel senso che sono aperti, amministrativi, se noi conosciamo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, praticamente diciamo il governo della Banca d'Italia, un altro ruolo istituzionale, insomma. Allora, questo istituzionale, invece loro sono non si presentano istituzionalmente, ma sono nomi che manovrano sotto, diciamo, i figli. Ma quando andremo al potere noi, la prima cosa che facciamo è cambiare i circa 4.500 direttori generali che stanno dentro il gangli dello Stato. Quelli vanno a messa ai ferri. Allora, però, ai ferri. Ok.
Allora, siccome non partiamo, diciamo, da un discorso diverso, andiamo su un po' concreto di questi personaggi, tu fai le denunce bene, noi vediamo dare fare le denunce, vedi i nominati che fai. Questi personaggi che tu hai detto. Però non possiamo parlare di te. No, no, un attimo, non ti rispondo. Devo andare avanti col discorso, se no non finisce. Vabbè. Ne parliamo sono, dopo. Sono due. Vabbè. Allora. Per però entrare un po' in dettaglio così si capisce meglio, cercando anche di rispondere un po' a lui, queste 1991 banche non è che sono banche italiane, sono banche internazionali, piccole banche, magari anche tipo casse rurali, indonesiane, filippine, malgasce, e noi siamo in mano ai malgasce. Mi sembra normale una cosa del genere a voi? E questo per dire, ci sono anche quelle delle isole Faroe. Sì, anche le Ventura, le Tauvalu, Tovalu, cioè sono malgasce di sigla, però dietro c'è ben altro. Ma certo, ma certo. Andiamo di essere è chiaro, quelle banche a loro volta sono controllate, cioè... Allora arriviamo al punto. Chi sono davvero quelli che controllano? Indovina un po'. Lo dica a te, ma è uguale. Quello che si chiama Francesco I. Francesco I in realtà è il compartecipe, il socio in affari sporchi dei signori che sono quelli che sono andati proprio. Siamo in diretta, ricorda. E che me frega? Che c'ho paura io? No, infatti allora mi sveglio prima, dico, sto facendo lumi, ma io me lo auguro che mi denuncino, io me lo auguro, ma magari ci denuncio. Orazio, sopra i Rothschild dei banchieri ci sono i gesuiti. Ma certo, allora, i signori Rothschild del 1823, una delle dei cinque fratelli iniziali Rothschild, diventarono amministratori del tesoro di San Pietro. Ma ti sembra normale a te una cosa del genere? Perché? Perché pagavano gli interessi. Allora, noi abbiamo fatto una ricerca storica un bel po' di anni fa, abbiamo detto ci scriviamo il libro, poi invece no, non ce l'abbiamo più scritto. È successo questo. Attorno a Nicola V e Innocenzo IV, quegli anni lì, fra il 1250 e il 1280, nel momento del grande rinascimento italiano, come in tutte le grandi economie, servivano grandi soldi, grandi quantità di soldi, perché se c'è un'economia rurale dove uno fa lo scambio, fa come si chiamano? Fa il baratto, non c'è bisogno di soldi. Però se tu devi vendere una nave di spezie, e lì servono i soldi, serve l'oro. Non basta che tu mi dici di do una cosa. I chiodi di garofano nel 1250 costavano una iperbole. E infatti si chiamavano carati quelli che andavano a cercare sulla via della seta, portandoli dall'Arabia verso l'Italia, questi beni, diciamo, di grande lusso. Oddio, ho perso il filo, che dicevo prima? Stavo parlando dei gesuiti Rothschild. Ah, e quindi quando loro nel 1823, tornando a Innocenzo IV, allora, che è successo? Che servivano tanti soldi, l'economia esplodeva, c'era un grande boom economico e quindi serviva qualcuno che gestisce questo denaro. Fino a quel momento lì la zecca dei vari principati, dei vari contee erano, diciamo, piccole cose artigianali, quindi non avevano grandi capacità di gestione, soprattutto a livello di metallo pregiato, perché il problema era lì. Perché non c'era ancora l'idea di diciamo svaporare il concetto del valore, ma era insito dentro a qualcosa che era raro. E quindi in quel momento incominciarono a approfittare di tutta una serie di coinvolgimenti, fra cui anche le cosiddette concessioni. Furono date le concessioni, ma siccome... Parla della aspetta che mo ci arrivo. Furono date le concessioni per cui la gente poteva avere accesso a del denaro, faceva delle ipoteche, dava dei beni a garanzia, come al Monte dei Paschi ancora si farà,
non a caso è nato appena un po' dopo il Monte Paschi, no? Quindi dai a dare le lenzuola, dai qualcosa in pegno e quelle ti anticipano al 20, 30, 40% l'anno di interesse, perché questo era, a livello quindi del strozzino, no? Però che cosa facevano? Appunto erano strozzini. E allora, siccome la religione cristiana impediva e mandava all'inferno con peccato mortale chi faceva l'usuraio, chi poteva fare l'usuraio? L'ebreo errante, il quale pagava 250 pezzi minimo d'argento all'anno. Quello in qualche modo devi dire come avveniva questo strano. E quindi 250 pezzi, che cosa doveva? Dove, quello doveva rimediare almeno 250 pezzi d'argento durante l'anno, più qualcosa per mettere da parte, no? Come si dice, no? Per portare in sala, no? E allora da lì è scaturita tutta una serie di cose, per cui praticamente questi ebrei venivano autorizzati a esigere anche le tasse e tutta una serie di, diciamo, circonvoluzioni che non sto a dire perché andremo troppo distanti. Quindi lui, questo Rothschild, questi Rothschild nel 1823 allargarono ancora di più già l'attività che ci avevano, quindi non solo a ogni paese, a ogni cittadina esserci il ghetto, dove in realtà non è così come ce l'hanno raccontato, il ghetto è una cosa un po' diversa, lasciamo stare, raccontano sempre un bel po' di fandonie questi amici, ma comunque lasciamo stare. E allora, che cosa è successo? Che c'è scritto Shakespeare, c'è scritto tutto su Shakespeare. C'è scritto tutto? Su Shakespeare. Ah, giusto. Ma Shakespeare. Parliamo del XVI secolo, quindi già un po' più in là. Però insomma, diciamo, i concetti sono quelli. Quindi nel corso da 1250-80 ad arrivare a Shakespeare, prima ho sentito lui che diceva che c'era Alessandro Borgia che passava per essere un gnostico. Volevo dirti che non era l'unico papa gnostico, perché basta andare appena un po' dopo a Leone X, e Leone X, Medici, ricordiamocelo sempre che i papi fino a 20, 50 anni fa erano tutti banchieri, non qualcuno sì, qualcuno no, tutti. E signor Gentiloni, la famiglia Gentiloni era il tirapiedi di Papa Gregorio XIII, no, XIV. Quindi la storia lì, insomma, non entriamo troppo in dettaglio perché sennò facciamo come lui e ci rimaniamo 200 anni, no? A cercare di spiegare i coinvolgimenti, le cointeressenze, non le parentele familiari, ma le parentele criminali, che è molto più interessante, molto più educativo, molto più istruttivo e più efficace, perché è nella delinquenza, uno serio, no? Uno che ti dice che tu devi fare una ricerca, quello che ti dice cerchez la femme, si diceva una volta, no? Perché la femme è solo quella che è interessata al cespite, cioè cerchez la job, se voi dovete cercare sempre il flusso del denaro. Ah, perché l'hanno fatto fuori a Falcone? Perché sapeva, aveva cercato il flusso del denaro, aveva capito bene dove andava a finire il denaro e sapeva che erano tutti coinvolti a livello nazionale dentro questo flusso. E sarà tutto, il libro rosso è finito, è sparito, non si sa che cazzo di fine ha fatto, è chiaro. Quindi questo è il discorso. Noi oggi ci ritroviamo succubi di quei zeloti che sono malauguratamente riusciti a sfuggire e oggi controllano il mondo, per seguire il discorso che ha cominciato Umberto. Oggi controllano il mondo, controllano le borse. Ve l'ho detto, la borsa italiana è di proprietà della City, della borsa della City, la quale è proprietà delle banche Israel Moses. Non avrei mai sentito nominare la banca Israel Moses di Roma. Avete mai sentito la banca Israel Moses? È a Roma. Ed è una che controlla la Federazione delle 12, che controlla la Federal Reserve, il Fondo Monetario Internazionale. A livello di milioni di miliardi di dollari. Di che cazzo stiamo a parlare, ragazzi? Scusate la volgarità, ma ci vuole. Parliamo delle cose serie. Questa gente qui che va aggredita, che va in qualche modo sminuita, va in qualche modo
tarata in maniera umana, perché qui ci troviamo di fronte, adesso faccio il seguito e poi lascio parlare lui, Giorgio, e cioè il concetto è che qui siamo, come dicevo, succubi e ridotti in schiavitù da parte di questa banda di delinquenti che nel corso di questi due millenni ha creato questo sistema di controllo, diciamo così, no? Perché non esiste più niente a livello umano che sia, che non sia mercificato, perché prima esisteva anche l'amicizia, esisteva anche la fedeltà, la fiducia, il rapporto fra parenti, fra amici, fra confinanti, fra vicini. Io ho quattro vicini, sto in lotta giudiziaria con tutti e quattro e non sono un caso unico, è così, perché ognuno cerca di fare quello che può e cerca di rubare per poter sopravvivere, per portare all'usuraio la sua quota, dote attuale, il suo ebolo o obolo, come preferisci, perché una volta si chiamava ebolo e adesso si chiama obolo, perché c'è ebola da 2500 anni, anzi 2700 anni. Allora, per tornare al discorso e finire, noi oggi abbiamo questo strazio, questo sistema di distruzione del genere umano, dell'umanità, del senso della partecipazione, della collettività, della solidarietà, e invece non esiste più niente. Per di più, entro una quindicina d'anni, se non facciamo tutta una serie di operazioni che vanno assolutamente fatte e non più prorogate, traslate nel tempo, perché se non lo facciamo, noi diventeremo non solo schiavi, ancora più schiavi di quanto già siamo, ma diventeremo estinti. Entro una o due generazioni non ci sarà più il genere umano. La gente, quando io lo dico, mi guarda come matto e dice: questo ci siamo proprio. Allora io penso di non essere scemo, perché quello che pensavo 50 anni fa e più, come lui, è arrivato tutto regolarmente, esattamente come l'avevo previsto. Adesso non mi prendono più per il culo, anche in famiglia, 20-30 anni fa mi dicevano: tu sei nato, sei paranoico, sei schizofrenico. Eh sì, lo ero, e forse lo sono, ma lo sono perché io ho qualche antenna più sensibile di altri, e quindi percepisco prima qualcosa che sta per arrivare. E allora ecco, noi ci troviamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale. Le rivoluzioni industriali, che ne dicesse Dickens e tutti gli altri successivi a lui, che ne dica, perché continuano a confermare questa ipotesi, non è che all'improvviso uno diventa emancipato, fa il salto di qualità culturale, scientifica, tecnologica, e poi cerchiamo di essere più, con maggiori agi, con maggiori vantaggi, no? E quindi diventiamo più moderni, più emancipati, no? Più edotti, più culturalmente preparati, abbiamo più tempo per dedicarci alle nostre hobby, eccetera. Questa è una falsità assoluta, perché l'uomo agreste, come era fino al 1450 più o meno, 1500 anche fino al 1750 in un certo qual modo, era un uomo che lavorava 3 ore al giorno mediamente, fra periodi di invernali dove la gente stava in casa a inventarsi le favole o a raccontare gli episodi. Ma c'erano anche le feste. C'erano tantissime feste. Anche in epoca, fino a circa 100 anni fa, per esempio, il culto di Priapo era estesissimo nel meridione. E quindi si festeggiava Priapo. E tanto per dirne una, no? Quindi noi oggi ci ritroviamo non più emancipati, più belli, più intelligenti e quest'altro, ma più schiavi, perché tutti questi vantaggi che ci hanno raccontato, in realtà li paghiamo il triplo, il quadruplo di quello che pagavamo gli agi di 20 anni fa, di 200 anni fa, 300 anni fa. Guarda che gli schiavi romani avevano il diritto di essere campani, certo, dei padroni. Ma certo, oggi dormono in macchina. Ma di più, c'erano le dazioni periodiche degli imperatori, c'erano il sussidio alimentare, il granario, c'erano tante, una serie di battaglie, uno faceva il cazzo dalla mattina alla sera se voleva, e campava bene uguale, ovviamente con gli agi dell'epoca, con la tecnologia dell'epoca. Allora, per tornare al discorso, noi oggi ci troviamo quindi in una fase quasi terminale.
ma per arrivare alla fase terminale mancano solo 12 anni al massimo. E cioè, oggi, vi dico questo per capire bene come sta la situazione, negli ultimi 30 anni più o meno, 40, le grandi aziende italiane hanno delocalizzato, a partire dalla Fiat quando mise su lo stabilimento dei Doliattigrad nel 56, no, nel 62. Ma perché era un'operazione politica. Sì, sì, un'operazione politica, ma anche una delocalizzazione per la produzione di altri veicoli che altrimenti col prezzo italiano di produzione non potevano essere venduti in Russia. Viceversa, noi abbiamo anticipato tutti, noi italiani intendo dire, e diciamo i grandi amministratori che allora avevamo in Fiat, tanto per dire. E, sono quelli che hanno la proprietà della Fiat oggi in lire, 10.000 lire in tutto, certo. E gestiscono i miliardi della Fiat. Certo. Allora, insomma, per arrivare a chiudere, noi oggi ci troviamo di fronte, dicevo, alla quarta rivoluzione industriale, dove, contrariamente alle altre tre precedenti, l'ultima delle quali è proprio di 20, 30 anni fa, 40 anni fa, noi ci ritroviamo non a doverci, come dicono i nostri cari politici che non hanno mai capito un tubo di niente, non perché seguono le istruzioni di qualcuno che gliele dà, non hanno bisogno di pensare, basta vedere la Lorenzin, basta vedere la Fedeli, no? O la Boschi, tanto per fare tre nomi per capire bene chi, mi dispiace che siano donne, ma se fossero stati uomini era uguale, non è che cambiava niente. E allora, oppure basta vedere i grillini in generale, insomma, senza troppo andare nel dettaglio. E allora, noi oggi ci troviamo a dover subire non la modificazione della modalità di lavoro di quello che prima faceva il fabbro ferraio, poi a un certo punto hanno cominciato a circolare automobili, faceva il carrozziere. Ha dovuto riciclarsi, ma sempre lui, quindi lui ha cambiato lavoro e magari ha guadagnato di più. Invece oggi noi ci troviamo a confrontarci con i robot. Faccio un esempio, dicevo prima della Fiat, no? La Fiat hanno cominciato a delocalizzare poi in maniera massiccia attorno agli anni 80-90. Oggi siamo al punto che c'è un reflusso. La Benetton l'anno scorso ha ridelocalizzato dalla Cina a Padova, dove c'era un stabilimento che non funzionava più, l'ha riattivato e adesso invece di avere 2.000 cinesini che lavoravano in Cina c'ha 3 tecnici che lavorano in Italia e gli conviene molto ma molto di più produrre in Italia con quella macchina super automatizzata che non c'ha bisogno di fare le pezze per fare i maglioni, no? Prima si facevano le 5 pezze per poi assemblarle, perché quella era la tecnica. Oggi quella macchina, una macchina giapponese, produce senza aver bisogno dell'intervento umano. Ci sono 3 tecnici che stanno lì a controllare come funziona la macchina, se va in tilt o meno. Quindi questo per dire che non c'è più lavoro, non per quei poveri cinesini o per gli italiani che lavoravano prima dei cinesini in Veneto. No, c'è proprio una sostituzione etnica. È diversa la questione, ma non solo nella produzione in serie industriale, in qualunque altro livello, addirittura negli Stati Uniti hanno già prodotto, anzi no, in Italia, hanno già prodotto un diciamo computer robot, una via di mezzo, che percepisce l'umore del viso umano, cioè ti guarda, c'è una fotocellula che ti guarda e quella invece dice se tu sei incazzato, se sei sdolcinato, impietosito, arrabbiato, eccetera. Cioè, cose allucinanti. Cioè qui abbiamo tempo, 10-12 anni. Allora, l'anno scorso, a marzo, la Comunità Europea ha messo in piedi 5 diverse commissioni perché appunto mettessero tutta una serie di indirizzi per incominciare con le grandi aziende e poi anche con gli stati a dettare le linee guida per cercare di normare quello che sta arrivando, che è, facciamo un esempio, mio genero in settimana dovrebbe andare a comprare la Renault Scenic, che ha tutta una serie di apparati elettronici, fra cui quello della guida automatica, per cui tu parli con la pubblicità, si vede che uno parla, guida e parla e cazzeggia col suo passeggero. Ospite,
cazzo, vedi che la macchina va fuori da così, boom, immediatamente lo stesso si riedrizza da solo e c'è, a un certo punto arriva una donna e il marito col bambino, all'improvviso lui sta a parlare girato così e la macchina inchioda e ferma tutto. Allora, facciamo conto, l'ho detto, lo dico ancora, se per caso il sensore si brucia e la macchina non si ferma e ammazzi un bambino, di chi è la colpa? Del sensore, del produttore della macchina, del meccanico che ti ha fatto la messa a punto, del tecnico della motorizzazione che ha provato la macchina, o tua che stavi guidando e cazzeggiando con l'altro? Sull'ortolano. Dovrei fare qualche grip prima di comprarlo, no? I gri. L'ortolano, stai buono, state buoni, non lo sa nessuno, perché se non si fanno le regole, non c'è la legge. Non c'è, che fa questo? La Cassazione ha già cominciato, però c'è una sentenza che tra sì, ma si basa sulle leggi della macchina, si basa sulle leggi esistenti. Sì, punto, invece bisogna fare delle leggi che prevedano la responsabilità di un nuovo soggetto giuridico. Siamo a questo punto. Un soggetto giuridico diverso dall'uomo e dalle società di capitali. Tre, sono tre soggetti giuridici. Fra un po' ci saranno tre soggetti, questo scombussolo alla morale, il lavoro, l'economia, e quindi soprattutto ci porterà l'estromissione dal lavoro, ma non il lavoro, semplicemente il lavoro industriale, il lavoro intellettuale, il lavoro, pure le puttane elettroniche saranno. Siamo a questo punto. Sì, stanno già preparandole, allucinante. Questo per dire che stiamo in un momento di grande, di confusione planetaria, è una catastrofe planetaria, cioè qui stiamo di fronte alla possibile e probabile estinzione della specie umana, perché se il lavoro non c'è più, se per caso gli automi prendono il sopravvento e ci mettono nei ghetti, noi siamo abbastanza forti da poterli combattere? Vi ricordate i film, quelli stragisti futuristici, di New York messa fuori con gli automi che vanno in giro, sparano, ma ecco, siamo a quel livello lì. Si vede tutti i giorni. Entro 10-12 anni saremo a quel livello lì. Quindi che cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a fare finta che non succede niente? O vogliamo cominciare a muoverci? Iniziamo a muoverci, direi, no? Bisognerebbe, ma. Perché bisognerebbe? No, allora, intanto andate su Alba Mediterranea, intanto io ho scritto anch'io qualche libro e qua ce l'ho qualche copia per chi ne vuole assaggiare l'odore. Ma poi oltretutto andate su albamediterranea.com e trovate tutto quello che vi può essere utile per informarvi in maniera veramente democratica, libera, autonoma, senza finché ce lo permette, ovviamente. Senza censura. Adesso che c'è? Eh? Al momento adesso. E questo è il punto. C'è? Questo è il punto. Non tanti danni. Esiste la disobbedienza civile. No, questa è una cooperazione con la forma di vabbè, lascio il posto al grande maestro Giorgio Vitali che vi concluderà la serata. Siamo adeguati a questa situazione, almeno per il momento sono abbastanza indipendente. Poi si vedrà, quindi, come dici tu, senza violenza, senza niente, ma semplicemente a credere nel sistema, non più da debitori, diciamo da peccatori debitori, infatti ci facciamo al discorso suo, ma da creditori, diciamo, liberi, nel senso che noi siamo figli, tutti figli di Dio, quindi eredi nel cielo del cielo e della terra. Dio deve farsi benedire. Ah, no, nel senso che siamo energia, cioè energia primaria, per cui siamo tutti energia, per cui è questa qui. Quindi noi adesso facciamo questa cosa. Poi in futuro, diciamo, se ci sono cose meglio, giustamente l'aggregazione di questi, diciamo, studiosi, eccetera, è tutto uno deve diventare. Però adesso non c'è niente. Noi abbiamo avuto un'idea. Facciamo parlare ancora qualche minuto Giorgio e poi. Io mi limiterò veramente a dire poche cose, perché tra l'altro è già
anche abbastanza tardi, e gli altri amici hanno già detto molto, quindi c'è molto da pochissimo da aggiungere. Solo tre o quattro precisazioni che sono piuttosto importanti per renderci conto che la situazione in cui ci troviamo oggi non è quella descritta dai catastrofisti anche degli ultimi decenni, no? Quando noi parliamo, ad esempio, di usura, l'usura c'è sempre stata, c'è poco da fare. Quindi il problema è vedere come riuscire finalmente a affrontare questo problema, ma l'usura c'è sempre stata. Nell'antica Roma si viveva di usura, viva Dio. I nobili facevano gli strozzini. Esattamente. Noi abbiamo, come dire, creato un'abitudine che è quella di andare a festeggiare la nascita di Roma il 21 aprile al Monte Sacro. Cos'è il Monte Sacro? È una montagna in cui, sulla quale la plebe si ritirò per reagire contro l'aristocrazia che la stava strozzando. Usurocratica. Quindi, tanto per dire, no? Quindi, da quel punto di vista lì, e sarà difficile riuscire a uscirne fuori, perché noi dobbiamo ragionare in termini storicistici per riuscire a capire il futuro. La vera conoscenza della storia è quella machiavellica. È Machiavelli che ci ha insegnato che la storia deve servire non per raccontare delle storie, ma per capire l'evoluzione, in che modo poter muoversi in una situazione in cui però, attenzione, ci deve vedere a noi come attori principali, perché sennò è inutile vedere la situazione anche in termini molto generalizzati, come ha fatto Umberto, ma poi nei fatti, o ti ci metti tu al centro, o è inutile che cerchi delle soluzioni. Questo direi è la cosa più importante. Noi dovremo affrontare una serie di situazioni, queste situazioni si verificheranno probabilmente quando noi non ci saremo più, però se non vai avanti in termini di soggettivismo è inutile che affronti il problema. Cosa farò domani? Se io domani, dopodomani muoio, allora se non me ne frega niente. No, allora lì quello direi che mi attengo anche a quello che ha detto lui prima. Bisogna avere una visione trascendente della propria esistenza, che è quella tipica della cultura latina a cui noi facciamo riferimento, classica latina, cui noi facciamo greco-latina, greco-latina, ben citata dai cultori della storia tradizionale, della tradizione, in cui obiettivamente la persona ci deve mettere in una situazione di trascendenza, cioè io esisto in quanto sono. Quello è il punto cardine. Se no, se io esisto in termini esistenzialisti, che serve? Morto io e finisce tutto. Invece noi ci dobbiamo sistematicamente sentire con una percezione di rappresentare il tutto. Cioè, se no è inutile che affrontiamo il problema. Ad esempio, voi due avete fatto un lavoro eccezionale. L'avete fatto perché avevate sentito questo problema e vi siete sforzati per arrivare a quella soluzione. Se non avesse sentito, avreste accettato passivamente tutte le idiozie che sono state raccontate per 2000 anni consecutivi dalla casta sacerdotale. C'è poco da fare. No, bisogna ricordare che le grandi scissioni delle varie religioni a partire da Calvino per arrivare adesso voglio entrare nel momento in quella questione è sempre una questione di vil pecunia, sì, c'è sempre dietro però il grande elemento, ad esempio, che ha scatenato è la grande riforma, perché c'è il momento dello scatenamento, è la sensazione di disgusto che Martin Lutero ha provato nei confronti della tresca tra il papato e l'usuraio ebreo, mentre nel caso Roma si è reso conto di tutto, nel caso era Fugger. Ma per fare questa truffa fondamentale, come è stata fatta? Attraverso una potenzialità insita nella casta sacerdotale, quella di promettere un posto a sedere o uno strapontino in paradiso. Se non ci fossero state le indulgenze, Fugger non poteva fare i soldi, perché l'accordo tra il papato e Fugger e la famiglia Fugger era molto semplice. Il papa dava le indulgenze, per avere le indulgenze dovevi pagare e
E siccome le indulgenze erano a pagamento, 10 anni di purgatorio, 500 fiorini, 50 anni di purgatorio, 10.000 fiorini, però chi gli forniva i soldi? Fugger. Quindi il giro era, il Papa dava le indulgenze per andare in paradiso. La storia di Fugger andrebbe analizzata più a fondo. Il rapporto è, perché tu ad esempio hai parlato dei Rothschild, ma prima dei Rothschild i Fugger, non a caso i Fugger ci sono ancora. Ma chi sono? I Fugger ancora ci sono. Adesso c'è il titolo di principe, adesso c'è la famiglia nobiliare. Spiega come funziona la famiglia Fugger. Allora, ancora prima di Rothschild, molto prima di Rothschild. Allora, soldi a Carlo Quinto. Una dinastia dei Fugger sono di Warburg, quelli che sono anche loro partecipi della Federal Reserve. Tanto per dirtene una. Stavi dicendo, allora il Papa faceva le sì, adesso c'è poi... per avere i soldi. Allora, e poi risaliamo anche a quello che noi abbiamo letto, è facilmente visibile quel video che noi abbiamo fatto, che è stato anche seguito, perché la storia è sempre la stessa, e questa è la storia, per cui, come aveva già detto in precedenza lui, il punto di arrivo dell'usuraio è il papato. Il papato è il punto di arrivo dell'usura, di tutto, perché le famiglie usuraie puntano solo su quello, a far diventare papa i propri figli. Questa è la realtà. Ma torniamo al discorso dei Fugger. Allora, il Papa promette il paradiso. Per andare in paradiso ci vogliono i soldi. Io non ho i soldi, chiedo i soldi in prestito a Fugger. Quindi il giro era quello, ma alla fine era esclusivamente un giro usuraio. Questo portò, mise in bestia completamente quel domenicano che era Martin Lutero, che prese la spinta e creò quel grande sommovimento che aveva dietro tutte le economie che vogliamo, ma in ogni caso era lui che si è incazzato di fronte a questo abuso, no? Ma il principio è lo stesso, l'aveva citato prima anche Orazio, perché il sistema era questo. Allora, siccome servono i soldi e siccome gli ebrei sono autorizzati a fare l'usura, però io che cosa dico? Che se tu cristiano vai da un ebreo a pigliare i soldi, sei scomunicato, a meno che quell'ebreo non sia autorizzato dal Papa a esercitare l'usura. Per poterlo fare l'ebreo deve avere il mandato, la carta di credito, il tesserino, la patente, come vogliamo chiamare. La patente, chiamiamola la patente. Sì. Cosa facevano questi ebrei? Mettiamo l'ebreo di Odessa, oppure di Copenaghen, che il primo nome mi viene in testa. Meglio ancora di Francoforte. Questo ebreo. Quell'ebreo di Francoforte partiva da Francoforte, veniva a Roma e a Roma alloggiava nel ghetto e si affidava al grande rabbino del ghetto romano, il quale aveva i buoni uffizi col Papa. Capito come sta la cosa? E il Papa, grazie al rabbino del ghetto di Roma, dava l'autorizzazione all'ebreo di Francoforte o quello di Amsterdam a poter esercitare l'usura. Ma il sistema è sempre lo stesso. Questo che ho detto è... Ma l'autorizzazione deve trovare percentuale. Ti ho detto 250 versi d'argento come minimo. In un paesino di tipo, un paesino di Amsterdam, pure Amsterdam, non si sporcavano le mani di sangue. Esattamente. Ai banchieri ebrei. Quindi questi accordi ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Quindi noi che cosa possiamo fare? Noi dobbiamo... Aspetta, però quando Rothschild... Ma è la stessa cosa. È la stessa Come facciamo cosa. A dire che Rothschild è sotto i gesuiti? Ma no, poi te lo dico, è un fatto concorrenziale. È esclusivamente un fatto concorrenziale.
Oh, guarda, io ho scovato le disposizioni del governo di... questo lo devo dire perché ci sono più tante persone che ce l'hanno a morte con il governo piemontese che ha conquistato il sud. E beh, io ho trovato il documento, l'ho anche detto nella mia trasmissione che faccio abitualmente su Facebook, Giorgio Romano Vitali, dove il governo sudista, prima di cedere di fronte all'avvento dei mille di Garibaldi, aveva incaricato un personaggio estremamente interessante, per cui quando gli americani sono entrati in Sicilia non hanno fatto niente di nuovo, si sono messi d'accordo con la mafia, no? Con la Camorra, ti hanno messo d'accordo con la Camorra. Allora, il re del Regno delle Due Sicilie, poco prima di tagliare la corda e andare a finire a Gaeta, affidò l'incarico, niente un po' di meno che a Liborio Romano, di andare a chiedere i soldi a Rothschild. Allora, chi era Liborio Romano? Era un uomo della Camorra, quello che organizzò i capi della Camorra per tenere buona la folla nel momento del passaggio. Liborio Romano, il ministro dell'interno. Allora, quando noi diciamo che il ministro dell'interno, i ministri dell'interno italiani dal 1943 a oggi sono tutti stati tutti siciliani, ci sarà una ragione, no? Una colonia penale o no? Meno 4-5 anni in cui, siccome i rapporti tra la mafia e la Camorra erano a favore della Camorra, è stato ministro un tale che ancora campa e è oggi presidente di una università. Di una università. Ah sì, vale, lo sappiamo io te. Esattamente. È un noto esponente della democrazia cristiana. Un teorico anche. Sì, un grande scienziato. Ho detto tutte queste cosette così per girarci un po' attorno al problema e centrare questo problema. Vorrei concludere con quest'altra faccenda che è molto importante e bisogna conoscerla molto bene. Allora, a un certo punto è scoppiata la questione dei bitcoin. Qualcuno di voi la conosce? Sì, sì. Qualcuno di voi la conosce? Sì, sì. Arrivano mail ogni giorno, ormai tutti quanti. A me non arrivano perché io gli ho detto a te che io l'ho già denunciato una volta. Già sono due denunce. Ebbene, no, è bene sapere come stanno le cose perché l'umanità va avanti così. Va avanti così. Allora, trovano i polli, i gonzi che tirano fuori la grana e se comprano le azioni. Sì, attento. Però. Allora, questo è un articoletto sulla verità. Quotidiano di cui vi consiglio la lettura, l'acquisto e la lettura. I bitcoin, quando siamo andati a quel convegno sui bitcoin, stavano a circa mille dollari. Quando c'è stato quel convegno? 15 giorni fa. Non lo ricordo io. 15 giorni fa, no? Sì, 20 giorni fa. Allora, oggi stanno... Meno. Oggi stanno 18.000 dollari. No, un mesetto fa era, Oggi stanno... Lui che ha comprato 1.000 euro, adesso c'ha 18.000 euro. Adesso c'ha... No, ci ha fatto 18.000. Non euro, dollari. Dollari? No, bitcoin. Allora, chi aveva 1.000 dollari in bitcoin, adesso ce n'ha 18.000. Bitcoin, esatto. Allora cosa significa? E perché lo faccio sapere? No, aspetta, che cosa induce a pensare? Chi si compra la massa di questi bitcoin? No, fra poco non compreranno più perché crolleranno. No, ma chi l'ha comprati? Quelli che avevano il denaro per comprarli. No, come al solito. Inizialmente la comprate anche i singoli cittadini. Comunque c'è qualcuno che ha venduto, l'ultimo prenderà la fattura. Allora, quando le hanno offerte a me, era una operazione. Grossa. Uno, era appena partito. Allora, questo bitcoin che doveva... È una specie di bunga bunga. Che doveva rappresentare... No, perché io vorrei concludere perché tu parlavi di signor Arthur. Doveva rappresentare l'alternativa della moneta complementare alla moneta inventata dalle banche, è già completamente in mano allo Stato. Alle banche!
Allora, signore, esattamente come ha fatto il Sardex quando due anni fa, quando era arrivato a 156 milioni di euro, 156 mila euro di guadagno, immediatamente è stato assorbito da Bancasella, che se n'è pappata immediatamente, ha detto l'affare lo faccio io. E allora, perché dico queste cose? Per dirvi che ci sono dei meccanismi sociali che bisogna conoscere prima di affrontare il problema, perché il meccanismo sociale è questo, ed è quella delle borse. A un certo punto vogliono far salire la borsa, tutti arrivano, tutti comprano e l'ultimo si becca la botta e poi li fanno crollare. Allora colgo l'occasione per propagandare questa rivista eccezionale che è Nexus, perché qui c'è un amico Tom Bosco, diciamo esattamente pure. Allora, che cosa c'è? E questa è la fine del mio intervento. Blockchain, uno strumento per salvarci o per renderci schiavi? Eccolo qua, l'articolo. Il Bitcoin e altre criptovalute che si servono della tecnologia blockchain sono stati venduti al pubblico come strumenti anonimi e sicuri per immagazzinare ricchezze in modo indipendente dalle banche e libero da interferenze governative. No, appunto, siccome dobbiamo parlare di moneta alternativa, la moneta ce l'hanno già in mano loro. Ce l'hanno già fatto loro. Dice, volete questo? Ve lo diamo, come Grillo. Esattamente, bravissimo. Ci ho saltato quello che volevamo. Attenzione, attenzione, che questo è ancora più interessante. Questo articolo esamina i benefici della tecnologia blockchain e ne denuncia il lato oscuro di potenziale mezzo per renderci schiavi sul piano finanziario attraverso i diritti speciali di prelievo di SP del Fondo Monetario Internazionale, PFMI, nonché, e questa è la più bella di tutte, attraverso una poco nota compagnia tecnologica cinese di nome ACCHAIN, che ha in programma la digitalizzazione del patrimonio mondiale. Dopodiché, no, altro da aggiungere. Serviti e riveriti. Due parole a Ottavio, perché è stata organizzata anche per vedere come noi che invece crediamo quello... L'alternativa a questo sistema non si fa con la democrazia, con i partiti e con quello che esatto. Si fa con gli esseri umani uniti, diciamo praticamente che sono consapevoli e coscienti di quello che hanno parlato e le conseguenze che hanno incontro. Lasciami il tuo numero. No, allora, un attimo poi. Questo che ha fatto, diciamo, Alessandro De Angeli ha fatto una cosa grandissima, ha fatto un'apocalisse, ha svelato l'apocalisse, diciamo, la rivelazione di quello che poi già noi sostanzialmente abbiamo fatto questo, perché noi siamo passati nel calvario, cioè questa nostra, diciamo, storia che abbiamo iniziato. Aspetta, perché è passata dal calvario. Aspetta, dovevo staccare, ormai l'hai staccato. Ormai l'hai staccato lì, va bene. L'avevi già staccato. Poi niente, dai. Diciamo, il professore
pressioni. L'ho appoggiato qui, ancora come era prima, non ho toccato niente. Ah, vabbè, ormai è staccato. C'è stato un popolo sovrano in Italia, ma c'è stato dai 50 fino agli anni 60, fino all'introduzione della Banca d'Italia, praticamente la partita IVA.